È il cappellaio magico, il protagonista della rotonda di Corso Teresio Borsalino di Alessandria, uno dei più importanti snodi del traffico cittadino che collega il centro al quartiere Cristo e alla circonvallazione. Un omaggio alla Borsalino e alla sua storia, voluto dalla Fondazione Cassa del Risparmio di Alessandria e realizzato con il suo consueto stile luminoso dall'artista Marco Lodola, accompagnato per l'occasione dell'inaugurazione dal critico d'arte Luca Beatrice. Un cappellaio magico per salutare chi arriva in centro città passando dal quartiere Cristo. Da dove nasce questa idea? Questa idea nasce prima di tutto da un invito della città stessa di omaggiare la figura di Borsalino e per quel che mi riguarda l'ispirazione, come diceva Luca Beatrice prima, viene certo da una citazione del cappellaio magico che sembra che quando metteva questo cappello diventava matto nel senso positivo del termine, cioè gli arrivava come una sorta di radar che recepiva delle fantasie per cui avevo una creatività in più, perciò ecco, mischiando le due cose, l'idea di fare questo soggetto, questa interpretazione, tra l'altro con la figura di un giocoliere che assomiglia anche a un ballerino, perciò includendo anche la figura di Roberto Bolle, che è un altro cittadino illustre di questa città. E poi invece in basso ci sono colori quasi marini. Sì, è l'idea di estraniarlo rispetto al contesto, cioè invece di metterlo chiaramente sulla terra così, di dare la possibilità che fosse visto anche come se fosse un riflesso di mare, un ulteriore riflesso di luce in sostanza. E poi il marchio Borsalino, ecco, da artista nei confronti forse di altri artisti che hanno fatto la storia, l'industria, ma anche l'arte. Assolutamente sì, del resto sai, l'industria è quella che si occupa degli artisti, c'è un binomio che viene da lontano, prima era la Chiesa che sovvenzionava, adesso è l'industria che appunto ha sostituito come sponsor noi artisti, ecco. Ecco perché il connubio dovrebbe funzionare, spero che continui anche. Però è un marchio che ha significato, in qualche modo significa ancora molto per, non solo per, sicuramente non solo per Alessandria, non solo per l'Italia. No, beh, ha fatto il giro del mondo, il che è un made in Italy esportato, che è un'eccellenza in tutti i sensi. Per quel che mi riguarda viene, come diceva sempre Luca Beatrice, dalla mia passione per il cinema, perciò i film, in cui migliaia di film hanno proprio interpretato questo mitico cappello. Abbiamo ricordato a tavola, ad esempio, che addirittura Robert Redford, dopo aver girato la stangata, sia venuto qui in macchina con moglie e figlia a prendersene un paio, anzi forse di più. Perciò questo la dice lunga sulla grandezza di questo oggetto, insomma. Allora sentiamo Luca Beatrice che ci racconta, ci spiega quello che non ci spiega Marco. Ma di Lodola ci sarebbero da spiegare tante cose. Si può spiegare con lui di fianco? Cioè è una cosa curiosa, no? No, però è curioso. Sì, in realtà con Marco abbiamo fatto veramente tante mostre, tante installazioni, tanti interventi e altri ne faremo. E devo dire che se c'è una caratteristica, anzi forse ancora meglio dire un carattere, no, del suo lavoro, è quello di relazionarsi molto bene con il contesto in cui viene chiamato ad operare. Ci pensa, non è mai un caso, non è prendere un oggetto e posizionarlo in un posto, ma invece cercare di celarsi, anzi calarsi, scusa, di calarsi nella realtà in cui viene chiamato ad operare. Quindi ci si cala a volte in una casa, in una struttura e a volte in una rotonda. Sì, in una piazza, in un palazzo all'aperto, in un giardino, l'abbiamo fatto in un corso di isola pedonale. Devo dire che Marco, da questo punto di vista, ha sempre la sensibilità di riuscire a capire il luogo in cui si trova e a non dire delle frasi fatte, ecco. Nota una peculiarità in quest'opera rispetto alle altre, come, sì, come Orgoglio Alessandrino. Io non sono alessandrino, ma conosco abbastanza la città, mi trovo insomma a lavorare in regione da tempo e devo dire che certo il marchio del cappello di Borsalino, ma non solo, la danza, una certa armonia di questo corpo che si muove, mi pare che sia ben relazionato, no? Alla storia di questa città, che però non è soltanto la storia, ma mi auguro anche il futuro della città. Quindi può essere di buon auspicio anche, l'arte può essere di buon auspicio. Ma io senz'altro non credo davvero che ci sia bisogno di prendere nella cultura e nell'arte necessariamente dei segni negativi. Bisogna secondo me andare un po' al di là della cronaca, certe volte tentare di dire delle cose che siano in apparenza più leggere, ma che invece possano dare dei segnali confortanti a chi le guarda. Poi cosa c'è di più della luce, no? Che porta positività?
Beh, la luce è certamente un materiale, ecco, un tempo si sarebbe parlato di pittura, di scultura, no? Di installazione, e Marco tratta la luce come un materiale, dando proprio a questo tipo di oggetto un senso, un significato e anche secondo me un'empatia, no? Che forse materiali più statici, linguaggi più statici non riescono ad ottenere. Grazie.